Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati al vostro Ciccio che mi ha portato. Noi siamo tornati su MotoGP 2014. Siamo a Brno. Signori, siamo a Brno, siamo nella Repubblica Ceca. Signori, avremmo fatto bene a mantenerci la moto. Oggi lo scopriremo perché magari potevamo andare nel team di Valentino, nel team di Pedrosa, di tanti altre moto molto più competitive. Però, se c'hai il cavallo vincente, ipoteticamente il cavallo vincente te lo dovresti tenere. E io è quello che ho fatto. Ora signori, vediamo, facciamo bene le qualifiche, anzi addirittura facciamo bene le prove. Quindi ce ne andiamo direttamente dal nostro ingegnere e gli dico che voglio lavorare direttamente sulla moto. Faccio i dati e carico assetto. Mi avete detto che giustamente se carico l'assetto, cioè se prima gli dico che le molle le voglio morbide e poi gli dico guarda carico l'assetto, è normale che le molle me le rimette dure. E ci avete ragione, quindi ok. Andiamo sullo sviluppo della moto. Il motore dovrebbe stare a livello 1, perfetto, quindi abbiamo il telaio a livello 2, il motore. Io vado di nuovo sul telaio perché una botta al motore gliel'abbiamo data. Fin qua nessun problema, però mi sembra che il motore, lo ripeto da un po' di tempo ormai, il motore è sopravvalutato. Almeno sai, uno dice sai, ci metti la moto, ci metti il motore alla moto più potente. Sì, ok, però poi come giri è quello il problema. Quindi vediamo un po', questa non l'abbiamo presa bene, ma datemi tempo di immergermi nel gioco. Perfetto. Bruno non me la ricordo molto come mappa, cioè come pista non me la ricordo molto. Ora vediamo un attimo. Ok, tra l'altro c'è qualcuno che si è appena messo in pista. È Smith, ma sei sempre tu. Ma sei sempre tu quello che... È sempre colpa tua, Smith. C'è niente da fare. Qualsiasi cosa fai è sempre colpa tua. Dai, su, togliete Smith, perché tra poco ti devo superare, Tra poco ti devo superare. Allora, oggi sto... Ok. Oggi sto frenando un po' troppo prima. Non so il perché. O perché abbiamo... Come cazzo hai fatto, Smith? Smith, che hai deciso sta gara? Oddio, Smith. Smith, pensavo che te stavi per tuffa. Sono sincero. Dai, togliete Smith, te devi togliere però. Te devi togliere tanto. Ah, ok, ora incomincio a ricordarmela, Ora incomincio a ricordarmela. Non penso che qua ci voglia un assetto con le marce più lunghe. Io penso che questa nostro vada più che bene. Devo dire, secondo me. Ah, brum, perfetto. Oh, stiamo perdendo un po' di secondi. Mi sa che dopo un altro giretto mi tocca farmelo per forza. E che cos'è? E che cos'è? Perché comunque il setting della moto mi sembra che vada bene. Con calma. Non mi gira molto, E mi sa che gli devo ridire un'altra volta a quel cazzo di pagliaccio di intervenire sulla moto. Perfetto, caschiamo così non ci facciamo manca niente. Perfetto. Dai. Sì, comunque gli devo dire di mettermi le molle ancora più morbide. Allo sceriffo con i due baffi. Assolutamente. Questo è un bel tracciato lungo. Eh sì, 2 secondi. Cioè, proprio no. No, sicuramente devo lavorare un attimo sulla moto. Dai, togliti su. Togliti per cortesia. Che palle. Mi sa che oggi diventa un problema, signori. Ve lo dico io. Mi sa che diventa un bel problema. 52, 53. Quanto è? 2 secondi e mezzo. Ora torniamo in box. Faccio tutto quello che devo fare, faccio un altro giro e vi faccio sapere. Ora, qual è stato il problema? Il problema è stato questo. Siamo arrivati 21esimi nelle prove. Allora adesso stiamo, mi sembra, in qualifica 1. Qua possiamo partecipare praticamente penso dalla 11esima alla 14esima. Se non dico cacchiate, ma sarà abbastanza difficilotto. Vediamo tra poco. Signori, ci siamo, siamo in 12esima posizione. Abbiamo sbagliato, ho sbagliato purtroppo la qualifica 2, ma non c'era niente da fare. Facevo 1,53 mi sembra, e loro facevano 1,51. Cose, incredibili, facevano delle qualifiche immense. Oh, con calma, che poi qua mi tocca. Oh, dove va quello? Che cazzo ha fatto quello? Va bene, come dite voi? Oh, ma tutti che vanno per... appunto, asparago, va per asparagi. Va bene. Chi era quello là che ha fatto tutto quel casino? Sapete che non lo so? Qua devo... Oh, attenzione, stiamo dietro. Guardate che bello. Oggi ce la combattiamo forse in qualcuno in più. Rossi, come on, dai un po'. Ma poi fa cascare qualcuno, Rossi? Rossi non mi fa cascare a me perché, guarda, me incazzo, Guarda me incazzo, Rossi, Ah, beh.
Lorenzo, Pedrosa, Marquez, sono sempre loro, signori, sono sempre loro. Non si sbaglia mai sto gioco. Non si sbaglia mai, Pedrosa. Pedrosa, stai attento a te, eh. Stai attento a te, Pedrosa. E non scherzo, stai veramente attento a te. Perfetto. Cerchiamo di mantenerci la prima posizione, che è importantissima. È importantissima, veramente. Perfetto. L'unica cosa che io non capisco, e forse è anche giusto, ma perché le qualifiche fanno tipo 3 secondi in meno sulle qualifiche e in gara in realtà poi perdono tantissimo? Questa è una cosa che io non riesco a capacitarmi, perché mi sembra un pochino strana. Poi vabbè, il gioco è fatto così. Intanto mi sembra che c'è Pedrosa che si sta staccando. Marquez! Bravo Marquez! Cerca di fottere qualche punto a Pedrosa. Bravo, 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 bravo Marquez. Intanto mi pizzica l'occhio destro. Che palle. Ma perché mi pizzica? Ah, ci stanno le zanzare. Ora mi brutto tutto come l'altra volta. Ah, ah, mi brutono anche le mani. Che palle. Ah, il collo. Ah, la barba. Ok, cerchiamo di... Questa me l'ha mandata Valentino Rossi. Me l'ha mandata Valentino Rossi, ste zanzare. Odio le zanzare, signori. Le odio profondamente. Perfetto. Vedete, noi facciamo delle curve meglio, loro delle altre. Madonna, mi è brutto tantissimo l'occhio destro. Proprio tanto, 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 tanto. Vai così. Ah, botto. Oh, sono riuscito a salvare la moto. Sono riuscito a salvare la moto perché quello era botto, eh. Quello, se muovevo poco poco lo sterzo, era botto, signori. Infatti l'ho preso come è venuto. Sì, ma cazzo, quanto mi brutte l'occhio. Rettilineo, dove sei? Mi devo grattare. Frena. Ok. Vai così. Cerchiamo di fare bene anche questa. La facciamo bene, la stiamo facendo bene, perfetto. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Accelera di brutto, accelera di brutto. Attenti i cordoli. Attenti i cordoli. Attenti i cordoli, perfetto. Oh, 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 qua ho dato troppo inchiodata. Leggermente tanto. Ma questo non è rettilineo, ma chi se ne frega. Non ho visto dietro chi ho. Non ho visto dietro chi ho. Ma porca miseria. Dai, non è possibile però. Dai, 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 dai. Non è facile per niente sta gara, eh. Cioè, sta mappa è veramente difficilotta. In particolare questa curva qua, prenderla bene, come adesso, è difficile. Ma veramente, perché comunque devi arrivare un po' lento su sta curva e poi aprire il gas successivamente. Comunque ci stanno dietro, eh. Poi vabbè, adesso sto a 1.34 e qualcosa. Non sto andando neanche male. Vediamo un po', eh. Mannaggia. Mannaggia, vai. Vai, 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 spingi, spingi, spingi. Qualcuno, no, allora, Rossi, Marquez e Lorenzo ci siamo distaccati. Poi non capisco com'è possibile che io sto facendo 1.53 ora, che prima non riuscivo quasi mai a fare 1.53. Tutte strane queste qualifiche, tutte strane. Però io me li sento dietro, 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 signori. Sarà dura, eh. Sarà dura, signori, sarà veramente, veramente dura. Sarà veramente dura arrivare in podio, secondo me, perché per me stanno aspettando tipo l'ultimo giro. Stanno aspettando l'ultimo giro, ve lo dico io. Boh, poi guardate, eh. Poi guardate, eh. Io gli sputo in faccia, non è quello il problema. Mentre passano, mi tolgo il casco. Piu! In faccia a Pedrosa che vola. Dai. Qua cerchiamo di frenare il meno possibile e il più tardi possibile, come facciamo di solito, eh. Niente di nuovo. Perfetto, perfetto. È una gara abbastanza pulita, tranne per i primi giri che è proprio capo a bonga proprio. Vai, dai, così. Vi voglio così, vi voglio. Non è questa volta, sì, siamo primi, ma non è una gara in solitaria, perché adesso gli diamo 5 secondi, cose del genere, no? Invece stavolta stanno... Oh, Rossi! Rossi, sì, ti amo. Rossi, ti amo, vai. Vai, Rossi, vai. Fagli vedere il tuo pistolino, Rossi. Faglielo vedere. Intanto qua l'ho presa non male. Qua no. No, è ritornato messa avanti Pedrosa. Ve lo dico io. Pensa che è tornato avanti quello stronzo di Pedrosa. Mannaggia. Mannaggia. Dai, Rossi, che stavo tifando per te a bestia. Stavo tifando per te a bestia. Guarda, c'è Pedrosa. Pensa che ce l'abbiamo incollato dietro, signori. Pure in classifica, tra l'altro, perché stavolta dovremmo arrivare a secondi. Lorenzo ha fatto un sorpasso a Marquez, ma Marquez non è che ci interessava. Oh, Rossi! Rossi, ma l'ultima curva! Dai, Rossi! Dai, Rossi, che forse è uscito meglio Rossi.
Non lo sto sicuro. Forse è uscito meglio Rossi. Incrociamo le dita. Tanto. Tanto. Cazzo! Allora stavo. Era Lorenzo, non era Rossi. Guardate per quanti decimi. Porca puttana. Ma porca puttana. Ah, campionato piloti, noi siamo terzi. Poi c'è Marquez e poi c'è Pedrosa. Ma comunque stiamo tutti là, sinceramente. Ce la dovremmo fare. Ce la dovremmo fare. Se non sbaglio, la prossima puntata ci sarà anche il T2 o il T3 di Bruno. Sinceramente, e questo ci è molto utile. La gara di oggi è stata semplicemente perfetta. Giustamente lui e la sua squadra si godono questi momenti che sono il frutto di tanto duro lavoro. Grazie, grazie dottore, lei è veramente gentile. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Sudato sempre all'attacco. A Bruno vince dopo una rimonta rabbiosa. Beh sì, ci potrebbe stare. Vi ricordo che ho una pagina di Facebook. Ciao, link in descrizione.